L'enorme potenziale delle bioenergie italiane negli ultimi anni è al centro del dibattito della filiera agricola ed energetica, a testimonianza del maggiore peso che rivestono le agroenergie oggi in Italia e degli ampi margini di sviluppo futuri da pianificare in modo sostenibile. Tanti congressi e le fiere incentrate sulle bioenergie che ogni anno registrano un flusso sempre maggiore di visitatori. A tal proposito, si è svolta dall'1 al 3 marzo la mostra Convegno Agroenergia, MCA, giunta alla sua 6ª edizione, che si svolgerà al Parco Scientifico Tecnologico di Rivalta Scrivia. Un momento di incontro tra i diversi esponenti del comparto delle bioenergie, organizzato da Energetica, Distretto Agroenergetico Italia Nord-Ovest, in collaborazione con Polibre, Polo di Innovazione delle Energie Rinnovabili e Biocombustibili di Tortona. Quest'anno il dibattito si è focalizzato sulle due marce delle agroenergie italiane. Da una parte l'alta velocità delle rinnovabili, sia a livello tecnologico sia sul fronte della diffusione e della crescita. Dall'altra la lentezza burocratica e legislativa che non tiene il passo dello sviluppo. All'interno del Parco Scientifico Tecnologico è stata allestita un'ampia sezione espositiva, disposta su una superficie di oltre 1000 metri quadrati. Parallelamente, si sono svolte le sessioni dell'Assise del Biogas e del Focus Biomasse, con l'intervento di esponenti di spicco del settore agroenergetico italiano. Un polo di innovazione tecnologica, diciamo che è una volontà forte che la Comunità Economica Europea ha espresso, avvertendo la necessità di dare più competitività al sistema industriale, passando ovviamente attraverso un passaggio fondamentale che è l'innovazione tecnologica per dar maggior spinta alla competizione, alla competitività delle imprese europee verso ormai i due grandi gruppi concorrenti che si stanno creando, diciamo il sistema americano e il sistema asiatico. E quindi il polo di innovazione è proprio un momento in cui le imprese possono tirare fuori attraverso un sistema che le mette in rete, le collega fra di loro, le loro capacità ad innovare prodotti, processi e sistemi per competere. A questa fiera noi abbiamo pensato per la prima volta di portarla all'interno di un polo, perché se no sempre la ricerca, come lo sviluppo, come il mondo di chi pensa, sembra quasi completamente estraneo a quella che invece è la vita di un cittadino di tutti i giorni. Invece la nostra vita è proprio cambiata dai grandi cambiamenti tecnologici che sono avvenuti. Pensate al telefonino, che cos'era, ritorno a dire, cos'era prima un cellulare, che cos'è oggi, cos'era un'automobile d'inizio secolo, che cos'è oggi un'automobile. E quindi è bene che la gente non abbia paura, apriamo le porte e venga a vedere all'interno di quello che ormai si chiama un living lab che cosa sta succedendo, dove la tecnologia porterà nel terzo millennio le future generazioni a dover competere in un mondo che sarà certamente diverso da quello di oggi. Non cambieranno i bisogni, ma cambieranno le risposte in termini di tecnologie applicate.